Per questa avventura lo zaino che ho scelto è uno zaino impermeabile, più propriamente è una sacca di tipo nautico, è totalmente veramente impermeabile perché è fatta di gomma. La cosa bella è che sopra si può chiudere, semplicemente facendo un risvolto come tutte le sacche nautiche si può chiudere. A questo punto diventa totalmente ermetica ed impermeabile, veramente una figata. L'ho scelta per due motivi. Il primo è che portando attrezzatura audio e video qui dentro, anche se prendo l'acqua, praticamente l'attrezzatura non si rovina perché la sacca è stagna, quindi il primo vantaggio è proteggere l'attrezzatura audio e video. Il secondo vantaggio è che viaggiando anche su mezzi pubblici, appoggiando la borsa a terra, tutta una serie di cose di sporcizia, questa si può lavare tranquillamente con acqua e sapone, con alcol, con varecchina. Ce la puoi buttare direttamente sopra concentrata dalla bottiglia e poi la risciacqui, non si rovina. Plastica al 100%, gomma al 100%, totalmente impermeabile con la possibilità di chiudere sopra, molto capiente, ho scelto una dimensione intermedia, come vedete molto molto semplice. Ditemi voi con cosa state affrontando questo periodo, quali borse utilizzate, quali sono le vostre esigenze. E quali sono le vostre soluzioni? Mettete like, iscrivetevi al canale sotto, commentate, commentate, commentate per scambiarvi tanti utili pareri. Grazie.